Ciao a tutti, ciao a tutto il canale. Ho deciso di fare un nuovo video e stavolta parliamo di suini. Allora, ho preparato delle slide, mi sono basato su quelle dell'anno scorso, che stanno un po' aggiornate. Siamo alla fine dell'anno e quindi ci avviciniamo allo studio di questa razza, invece, scusate, di questa specie di suini, e studieremo alcune razze di suini. Prima di tutto però diciamo, faccio una prefazione sull'etimologia di alcuni termini di uso corrente sui suini, perché secondo me è bello perché l'etimologia ci insegna sempre moltissimo, ci insegna tanto a imparare, soprattutto noi possiamo imparare a ricordare meglio le parole che diciamo. Poi parlerò della classificazione dei suini. Dopodiché passeremo a come si sono evoluti e a quella che in zootecnia si chiama etnografia, quindi come si è passati da quello che chiamiamo cinghiale fino a, diciamo, alle razze più selezionate di suini. Dopodiché ho dedicato alcune slide alla denominazione diciamo, alle varietà, perché i suini, come del resto i bovini, a seconda dell'età che hanno, prendono un nome diverso, no? E dopodiché a questo punto ho fatto la distinzione fra suino pesante e suino leggero, che è un argomento che diciamo, abbiamo già studiato in terza, che questo video diciamo, serve soprattutto per i ragazzi di quarta, e quindi suino leggero, suino pesante e le principali razze, diciamo le principali razze allevate in Italia per suino pesante e suino leggero. Va bene, buon video a tutti. Ciao. Ok, eccoci a parlare delle razze suine. Siamo diciamo alla fine dell'anno, quindi dopo aver affrontato i bovini, poi un cenno agli ovini, un cenno secondo me d'obbligo, quindi qualcosa sul pecorino, poi qualcosa, ci avviciniamo al periodo di Pasqua, quindi qualcosa sull'agnello, l'abbacchio, prodotti che sono DOP, IGP, prodotti di qualità mi sembrava d'obbligo, dopodiché siamo alla fine dell'anno e decido, diciamo, nel mio corso, siamo in quarta, di parlare dei suini. Vediamo se riesco. Ecco, l'etimologia. Allora, la parola maiale deriva diciamo, dalla dea Maia. Praticamente c'era Mercurio, che era il figlio di Maia. E praticamente Maialis significa sacro alla dea Maia, infatti venivano offerti dei sacrifici sugli altari di questa dea, quindi maiale, proprio perché questo animale veniva sacrificato alla dea Maia, quindi maiale. E in passato, diciamo, nell'antica Grecia, la parola maiale significava, sei un maiale significa, insomma, diverso da quello che intendiamo ora. Significava una persona sconosciuta, una persona che non contava niente e non contava niente per nessuno. Poi vediamo il termine porco. Il termine porco deriva da poro, che significa, quindi si associa alla parola poro e anche alla parola porcos, che è la nassa. Infatti, vedete, la nassa è questo oggetto, diciamo, che viene messo nell'acqua. Fatto a cilindro con questa rete dove c'è questo buco piccolo dove i pesci riescono a entrare attratti ci viene messo altro pesce dentro morto e poi non riesce a uscire. Quindi poro, porco, proprio per il fatto che l'animale tende a grufolare nel terreno. E la parola scrofa. Allora, qui vediamo la scrofa. Così cominciamo a familiarizzare con i termini, quindi la scrofa con i lattonzoli. E diciamo la parola scrofa viene proprio dalla parola su e cara, praticamente generare tanti figli. Quindi praticamente significa fare tanti figli, infatti a differenza dei bovini, insomma, dove i bovini hanno un solo, in genere il parto, abbiamo un solo vitello, questi fanno diversi suinetti, insomma. E la parola verro, deriva dalla parola viri in latino, e quindi la parola verro significa maschio. E infatti con il verro noi identifichiamo l'animale maschio che serve per la riproduzione.
E poi veniamo a questa parola TR puntini A, abbiamo capito, è una parolaccia, non voglio, in genere non dico parolacce io e non mi piace nemmeno che ci siano sul canale, e quindi questa parolaccia è riferita a una donna, quindi riferita a una donna sei una TR puntini puntini, viene praticamente, se vogliamo proprio, ho fatto delle ricerche, praticamente viene dal porcus troianus, che praticamente era un arrosto che aveva altre carni all'interno. Quindi praticamente tu pensavi di mangiare una carne e all'interno ne mangiavi un'altra. Ma viene anche, per esempio, anche riferito al cavallo di Troia. Il cavallo di Troia praticamente serviva, è stato portato all'interno delle mura con l'inganno, perché pensavano che fosse un oggetto, diciamo, qualcosa di veramente bello da portare all'interno della città di Troia, e in realtà dentro nascondeva i soldati che poi, insomma, hanno combattuto, è successo quello che, insomma, che sappiamo bene, no? E quindi praticamente una donna dare questo aggettivo, quindi l'aggettivo oppure anche il sostantivo, è riferito, insomma, a una donna che nasconde qualche cosa, è una donna, quindi, ma in passato anche una donna che poteva nascondere, per esempio, una gravidanza. Anche. E mangi, per esempio, mangi come un maiale, e l'unica, diciamo, mangi come un maiale è proprio vero, perché il maiale, i suini, sono degli animali onnivori. E sono degli animali onnivori con un metabolismo molto veloce e appartengono, diciamo, ai monogastrici, quindi a differenza dei bovini, per esempio i bovini che hanno rumine, reticolo, omaso, abomaso, che hanno una digestione molto lunga, specializzata, questi invece hanno soltanto lo stomaco e hanno un ceppo abbastanza sviluppato, gli consente di fare delle fermentazioni e utilizzare anche la cellulosa, però tendenzialmente loro tendono a mangiare i concentrati e non disdegnano anche insetti, anche lombrichi, quindi mangiano un po' tutto quello che trovano. E sul fatto, diciamo, riferito, insomma, l'aggettivo maiale riferito a una persona, si continua a dire sei un maiale, si continua a dire. Però non c'è nessun collegamento, diciamo, a livello di fisiologia dei suini. Infatti, se andiamo qui ho riportato, allora, praticamente il verro fa praticamente da 3 alle 8 volte al giorno, riesce a montare la scrofa dalle 3 alle 8 volte al giorno, e la durata del rapporto è 5, massimo 20 minuti. Invece i cavalli arrivano a 20 monte al giorno, il toro fino a 80. Quindi non è vero, insomma, che pensi sempre al sesso, no? Quindi sei un maiale, pensi sempre al sesso. E anche il fatto di dire che l'orgasmo del maiale dura 30 minuti non è vero, è una leggenda metropolitana. E il fatto anche sei un maiale, sei sporco, non è vero, perché sono animali che sono in realtà molto puliti, sono animali che diciamo, in condizioni tenuti allo stato brado, loro sono puliti, quindi quello che fanno, allora possiamo vedere magari in un allevamento di questo tipo, questo qua in basso. Abbiamo quindi un allevamento intensivo, quindi tanti animali, quindi un'elevata concentrazione di animali porta in queste stalle a condizioni igieniche che sono non quelle naturali, e quindi si accumula sporco. Ora, questa è abbastanza pulita, però se abbiamo la paglia e quindi formazione di letame, gli animali si sporcano e quindi si dice sporco come un maiale. Un altro motivo potrebbe essere il fatto che loro allo stato brado, siccome non hanno ghiandole sudoripare, no? Quindi noi quando sudiamo perdiamo, quindi abbiamo le nostre ghiande secernono sudore, e il sudore praticamente cosa fa? Il sudore nel passaggio di stato liquido-gassoso tende praticamente a raffrescare la nostra superficie, no?
e loro non ce l'hanno queste ghiandole, allora devono rotolarsi nel fango, nell'acqua, quella che trovano. Poi non è che trovano l'acqua, non si possono tuffare in piscina come facciamo noi d'estate. Trovano un po' quello che trovano, l'acqua sporca, e quindi voi vedete i maiali sporchi, ma sono animali molto puliti. E poi ho trovato questa cosa interessante, la parola pig, praticamente significava, praticamente una specie, era un salvadanaio, praticamente, era un qualcosa, era un recipiente che conteneva il sale, e quindi questo pig, in inglese, però con due G e con la Y, era un qualcosa che conteneva il sale. E il sale prima era molto prezioso, era costoso, no? Da lì anche la parola salario, no? E quindi da lì è venuto il termine che pig, maiale, perché effettivamente è un animale di cui non si butta via nulla, insomma, è un animale molto, insomma, che la carne si utilizza, è molto allevato nel mondo, quindi è un animale prezioso. Poi vi ho riportato questa slide che abbiamo visto anche per la classificazione dei bovini e vi ripeto, praticamente qui abbiamo, si parte da regno, filum, classe, ordine, famiglia, genere, specie. E qui insomma abbiamo visto come in questo caso il canis familiaris, che è il cane, praticamente abbiamo via via delle classificazioni che vanno dal basso verso l'alto a restringersi sempre di più, quindi regno animale, filum vertebrati, quindi sono tutti animali che presentano la colonna vertebrale, poi saliamo i mammiferi, soltanto quello che allattano, i carnivori, i canidi, il genere canis e il genere canis familiaris. E canis familiaris, quindi attenzione perché sono due nomi, Canis familiaris, ok? Quindi nel nostro caso sus scrofa. E vediamo l'evoluzione. Quindi avevo detto genere, quindi la famiglia dei suidi, quindi l'accento è sulla U, suidi, genere sus, sus scrofa. E diciamo sono animali, sono l'ordine dell'artiodattili perché hanno le dita pari. In terza, quindi l'anno scorso abbiamo studiato le dita degli animali e abbiamo visto, diciamo, si accennava al fatto che quando noi vediamo le impronte del cinghiale nel bosco, diciamo, vediamo cioè praticamente l'impronta, vediamo quello che risulta l'impronta delle due dita principali, quindi che sono la terza e la quarta. In genere, però, se la terra è particolarmente bagnata o umida, ne vediamo anche quest'altre due. Quindi il quinto dito, questo qui, ecco il quinto è il secondo dito. E diciamo c'è stata nella selezione da parte dell'uomo una trasformazione dal cinghiale via via verso il maiale, e praticamente il cinghiale stesso, se ora vedete il cinghiale, è tutto sproporzionato dal torace e la testa. E ha invece un tronco molto piccolo. Immaginate qui, diciamo, il prosciutto che possiamo fare, qua è piccolino. Invece vedete, nella selezione da parte dell'uomo si è passati poi a delle forme sempre più allungate, sempre più uniformi, che diciamo in sezione laterale sono un cilindro, un po' come i bovini da carne. E qui praticamente abbiamo il 30% del torace e il 70% del tronco, no? Che qui abbiamo un bel prosciutto, ok? Questa coscia qua poi diventerà il prosciutto. E per quanto riguarda cinghiale e maiale, sono la stessa specie, che sono sus scrofa. Quello che cambia è la sottospecie. Infatti già ne abbiamo parlato per i bovini, e quindi abbiamo sus scrofa scrofa. Abbiamo una sottospecie di cinghiale, la sus scrofa maiori, sus scrofa meridionalis, sono tre specie di maiali, scusate, di cinghiali, e quindi praticamente abbiamo questa qui è molto diffusa, questa qui maiori perché ha un cranio molto grande, e la meridionalis è la sottospecie diffusa, nell'Italia del Sud e ha una dimensione un pochino più piccola. Però diciamo è sempre sus scrofa.
la specie è sempre la stessa. Infatti, poi quando parliamo, diciamo che abbiamo ibridi di maiale col cinghiale, andiamo a pensare chissà cosa, no? Ibridi tra specie diverse, però in realtà possiamo parlare semplicemente di un incrocio, perché l'incrocio sappiamo che l'incrocio è quando facciamo accoppiare individui che differiscono per almeno un carattere della stessa specie, no? E quindi qui la specie è la stessa e quindi il maiale è sempre sus scrofa, però abbiamo la sottospecie domesticus, quindi sus scrofa domesticus. E qui diciamo riportato qualcosa sulle razze. Qui vediamo, ho portato qualcosa sui ceppi. Allora, sui ceppi, ceppi purtroppo ci fa venire in mente il coronavirus, quindi ceppi diversi, anche dell'influenza, ci fa venire in mente i batteri. Diciamo del coronavirus sono le varianti, no? E noi praticamente abbiamo due ceppi principali che sono quello europeo e quello orientale. Allora, quello europeo vi ho riportato la persona magra perché sono animali che hanno queste orecchie che sono orizzontali, quindi hanno questa disposizione fatta in questo modo, le orecchie così in avanti, e sono piuttosto piccoli e hanno una carne magra e molto buona. Mentre il ceppo orientale sono animali molto più grassi, hanno il muso corto, hanno le zampe corte. Qui ho fatto un errore che correggo subito e quindi qui correggo e scrivo arti, me ne sono accorto ora, quindi sono arti corti, quindi sono salva, ok, sono arti corti perché le zampe riguardano i polli, riguardano gli avicoli, qui si parla di arti, sono animali molto precoci e hanno una carne grassa. In particolare, diciamo, possiamo suddividere ancora il ceppo europeo con il ceppo celtico, quindi nella zona dell'Europa settentrionale, e poi il ceppo iberico, che sono quelli lungo il Mediterraneo. Abbiamo il ceppo celtico, abbiamo animali abbastanza grandi, con la cute rosa, ora vediamo che cos'è la cute, parliamo di mantelli, e le orecchie stavolta sono invece verso il basso, pendule, che vedremo poi in alcune razze. Queste danno origine, il ceppo celtico, quindi dell'Europa centro-settentrionale, dà origine alle razze molto produttive, mentre il ceppo iberico dà origine alle razze rustiche. Sono razze di colore scuro e quindi sono animali molto rustici. Dall'incrocio, vi ho detto, tra questa parte, diciamo, color vinaccia e il giallo, vengono fuori le razze che abbiamo attualmente, diciamo, allevate in tutto il mondo. Ok? E vediamo in particolare, ora faccio anche questa parentesi sulla. Queste qui, diciamo, sono le categorie e le stesse che abbiamo visto per i bovini. Quindi le categorie che cosa sono? Le categorie sono quando noi andiamo a distinguere gli animali in base al sesso, la prima cosa, e all'età. E che cosa succede? Qui abbiamo intanto alla nascita. Abbiamo il suinetto, okay? Questo qua non si chiama cucciolo, non si chiama piccolino, si chiama suinetto. Poi, nel momento in cui viene allattato, comincia a chiamarsi lattozzolo. Una volta che è finito lo svezzamento, si chiama lattone e arriva a un peso di 25-35 kg. Perché vi faccio imparare questo? Perché poi dopo sui libri di testo, sulle schede su internet, si trova che questi lattoni vengono poi ingrassati, no? Quindi lo troverete questo termine lattone. Dopodiché, il verretto invece, questo qua, diventerà un verro, quindi è il maschio destinato alla riproduzione. Quindi il verretto pian piano diventerà un verro e sarà adibito alla riproduzione. La scrofetta, anche questa serve praticamente per la riproduzione. Quindi dal primo salto in poi, quindi si parla proprio di salti, il momento in cui avviene la monta, si parla o di monta naturale, ma in genere sui suini si fa la fecondazione artificiale e quindi viene prelevato il seme, e la scrofetta invece dopo il primo parto diventa scrofa, quindi si parla di scrofa nel momento in cui ha partorito, quindi l'equivalente della vacca. Il suino, questa slide è la stessa.
quella che abbiamo visto l'anno scorso in terza, si distingue tra suino leggero e suino pesante, e diciamo il suino leggero, questa è una situazione italiana, quindi in Italia si fa questa distinzione, perché nel resto del mondo i tagli di macelleria hanno invece carne molto grassa e quindi è un po' diversa la classificazione. Quindi fino a 120 kg, quindi 6 mesi, abbiamo tagli di macelleria, abbiamo animali, quindi tutti questi tagli qua, e quindi tagli di macelleria e la carne non è troppo grassa, si arriva a circa 120 kg al massimo. Il suino pesante invece arriva a 180 kg, ma in realtà vi arriverebbe anche a oltre 200-250 kg, però superati i 180 kg diventano animali troppo pesanti, ingestibili. E quindi non ce la fate ad allevarli, perlomeno nelle situazioni di allevamento intensivo. Se lo allevate nell'orto, insomma, avete un campo, vi arriva tranquillamente a 250 kg. E il suino pesante è adibito alla industria della trasformazione, cioè quindi praticamente vengono fatti gli insaccati. Va bene? E niente, questa è quindi le categorie. Dopodiché vi ho riportato qui le razze principali che studiamo in classe. Questa è una lista, quindi abbiamo 5 le più importanti, ho fatto una scelta. Allora, le più importanti sono queste 5 sul suino pesante, che sono l'Ash White, l'Andreis italiano, l'Andreis vi ho messo la pronuncia, fra l'altro viene dalla parola land e race, praticamente vuol dire razza rustica praticamente. Land e terra, in questo caso vuol dire razza rustica, ok? Poi abbiamo Duroc, Cintasenese e Romagnola. Queste 5 razze, che poi studiamo, ne parliamo brevemente in classe, e vedremo qualche video in classe, servono per la produzione di salumi, di insaccati, sempre in Italia. Mentre il suino leggero abbiamo l'Andreis belga, che è l'equivalente di quello italiano, l'Andreis belga, e poi Pietrain e Hampshire. E quindi sono le razze, sono alcune le più importanti razze per gli animali per ottenere tagli di macelleria. E qui diciamo, faccio questa slide, in questa slide si parla dei mantelli, no? I mantelli che cosa sono? Allora, praticamente il mantello ci servirà poi per distinguere gli animali, e devo dire che nei suini è un po' più complessa la situazione rispetto ai bovini. Praticamente abbiamo delle setole, mentre diciamo nei bovini si parla di peli, il mantello è formato da questi peli che stanno sempre sulla cute, ma qui si parla di setole. Le setole che stanno sulla cute vanno a formare quello che è il mantello. E abbiamo, queste sono diciamo dei riferimenti, per esempio qua abbiamo le setole bianche sulla cute rosa, ecco anche il fatto il maialino rosa che vediamo qua nei cartoni animati oppure nei disegni dei bambini, però in realtà non è rosa il maialino, diciamo, ha la cute rosa ma c'ha queste setole bianche. Qui vediamo l'effetto di una razza rustica, delle setole rosse, rossicce, con la cute scura, nera, color ardesia, esattamente come il colore della lavagna, ok? L'ardesia. Poi abbiamo questa qua si chiama la tramacchiatura, questa qua. Tra vuol dire attraverso, quindi macchiata attraverso, cosa vuol dire? Che abbiamo setole bianche e nere e la cute rosa e si creano tutti questi disegni che ricordano un po' la pezzatura dei bovini, però si chiama tramacchiatura. E poi abbiamo questa qua che è la cinghiatura. Ok, con questa base possiamo un pochino riconoscere le 5 razze. E in classe, qui vi faccio una carrellata di quello che vedremo in classe, ho trovato un bel video che poi vedremo, ve lo metto nella descrizione, e abbiamo l'Ars White confrontata con l'Andreis, che sono apparentemente simili, però sono anche molto diverse. Tra l'altro, vedremo anche in classe, ho tolto queste slide, però sono importanti. Abbiamo visto gli incroci industriali dove andiamo a incrociare, quindi ad accoppiare suini di razze diverse per ottenere questi meticci da ingrassare, no? Quindi meticci per l'allevamento, diciamo, per produrre questi individui all'ingrasso.
Quindi abbiamo l'Ashuait e l'Andreis, Duroc, quindi qui stiamo parlando sempre di suino pesante, la cinta senese, sapete, io sono toscano, quindi sono molto legato a questa razza, e anche qui vi farò vedere il video, ve lo metto in descrizione, è molto bello, fa vedere l'allevamento all'aperto, allo stato brado di questa razza molto rustica. Poi abbiamo la Mora Romagnola. Io, insomma, 4 anni fa mi sono trasferito a Bologna e niente, lavoro a Ferrara, però insomma siamo sempre in Romagna e è una razza tipica locale e quindi mi sembra giusto parlarne. E poi abbiamo il suino leggero. Col suino leggero abbiamo queste tre razze, quindi vediamo l'Andreis belga, che quindi è simile all'Andreis quella italiana, e questa qua. Poi Pietrain, che presenta queste tramacchiature, e poi Hampshire. Hampshire, se vedete, è simile alla cinta senese, presenta anche questa cinghiatura. E niente, ho finito. Insomma, spero vi sia piaciuto il video. Mi raccomando, ragazzi, prendete dei belli appunti, che poi in classe facciamo il lavoro di gruppo. E niente, ciao a tutti. Ciao.